E signori, 54esima parte di Watch Dogs 1. E ragazzi, stavo dicendo, chiamata di lavoro con ogni mezzo necessario. Io spero che sia l'ultima volta che andiamo a Rossi Fremont, perché raga, abbiamo passato praticamente tutto il gioco qui. Niente bad bug stavolta. Vado da solo. Conosco la pianta. E sarà anche l'ora che tu vada da solo. Iraq è lì dentro e non ci metterà molto a capire che sto arrivando. Sa cosa sto cercando. E stavolta prendo tutto. E prendi di tutto. Va bene, allora. Vediamo un po'. Cominciamo dalle basi. Questa. E andiamo avanti. Sono a Rossi Fremont. Ti vedo. Mi dici perché rompiamo il cazzo a questa gente? Ti importa? Non molto. C'è un computer dentro che... Sul serio? Non mi interessa, davvero. Volevo solo fare due chiacchiere. No. Andata male. No, 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 no. Aspetta, ma qua c'è la porta sul retro, che potrebbe essere molto utile. Giù. Mi dimentico sempre di questa entrata qua, che in realtà è la migliore. Cazzo. Fuori. Così. Questo gioco, ragazzi, è stato tanto criticato perché il gameplay rispetto al trailer è stato molto ingannevole. Cioè, quasi una sorta di catfish. Però devo essere onesto, giocarci su PS5 con un po' di upscale, rivisitazione, quello che è, per essere un gioco del 2014, io, con tutta onestà di questo mondo, non lo considererei così graficamente negativo. Purtroppo è vero, gira a 1080, 30 fps, però, onestamente... Ho visto in quell'annata giochi peggiori. Considerate che in quell'anno lì sono usciti Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue, Watch Dogs appunto, e Far Cry 4, tutti della Ubisoft. Quindi insomma, questo è mio. Io... Oh cazzo, dimmi che l'hai visto. Diciamo, per fine discorso, non direi che fa così schifo sto gioco. Toc toc. Non mi avete visto, coglioni. Ai! Porca troia. Mi aspettavo un po' di ragazzini con armi di merda. Che bel suo modo di controllare le strade. Mamma mia, che brutto mondo. E giovani d'oggi. Va bene, facciamo un po' di guerriglia, dai. Non più sicuro di voler entrare? No, per niente. E vaffanculo. Solito problema. Non capisci che c'è sempre un modo migliore. Ti fai incastrare in queste avventurette che poi finiscono male. Ah, ma quello è Jordi Chin, scusa. Solo un po' più. È ora di battere il nostro. Ciao. Guarda. Ho solo 4 colpi, cazzo. Un bel centro. Capito, però non cogli dove dovresti cogliere, sei un coglione. Così non va bene. Aspetta.
posto, grazie Jordi. Ho solo voluto renderlo un po' pirotecnico, dai. Ecco che arriva. Lara. Entriamo dentro, non da qua. Stiamo lavorando. Tibone ha un'idea. Sì, le porte di sicurezza sono controllate dal mio codice. È difficile aprirle da remoto. Ma la genietta qui ha avuto una grande idea. Se togli corrente alla porta, tornerà di default al codice base per circa mezzo secondo. Che tu conosci? Sì, ho scritto l'algoritmo. Quindi blackout? Aspetta, questo blackout. A posto. Aperta. Grazie. Adesso non si può più uscire, vero? Esatto. Va bene, non c'è problema. Cosa credi? Oh cazzo. No, sono un coglione. Sono un coglione. Un coglionazzo, raga. Uno. Due. Uno di noi è stato colpito. Adesso due. E ti rifaccio un altro blackout. Così stai zitto. Oh, però ha funzionato. In realtà volevo lanciare una bomba, però. Oh, finché ha funzionato. A me va bene. Silenzio. Oh, tornerà la corrente o no? Ok. Oh, blackout è lunghissimo, eh. Credi di saperti muovere bene nella rete? Beh, anch'io. Aspetta. Sblocchiamo questa cosa, qualsiasi essa sia. E cominciamo a fare le cose sul serio. Tipo questa. Ok, questo è buono. È buonissimo. Guarda che ti vedo, eh. Serve che fa il fenomeno. Ti vedo. Ok, a posto. La musica mi manda proprio in drippo. Dun 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 dun. E pela pepe, granata. Cazzo, che situazione di merda, non va bene. Facciamo così. Ok. Non male che c'è la forma della tua testa, di cazzo. E allora andiamo avanti. Il problema è che sono tutti maleducati, vero? Sblocca e andiamo. Ah, quella missione in cui ci siamo andati con Tyron. Però perché sanno che ci sono? Perché non muore con le granate lanciate? Vaffanculo. Ok, è morto, perfetto. L'ho proprio chiamata. Prima ti insegno un padre. Fanculo. E ciao. Vuoi farmi sudare lo stipendio? Va bene. Ah, sei pure pagato per fare il coglione? Pensa un po', sei pure pagato per fare il coglione. Vuoi anche te? Guarda che lo so che sei lì, eh. Impossibile. Però ti vengo a prendere dal dietro. Sicuro. Giuro che era proprio lì.
Aspetta che io... Si muove! Cazzo, Letteri nascosto, non ti vedevo! Occhio agli spiriti! Aspetta, E adesso te la preparo a modo. Uno. Ehi, mettetevi al riparo! Che cazzo. Lì! Sì, vabbè. Buona. Ok, andiamo avanti. Oh oh. Certo che me li potresti anche far comparire prima i nemici, grazie. Munizioni di pistola. Bono! Aspetta, Bono. Madi di Bono. Cazzo, c'era l'esplosione lì, la potevo attuare. Va bene, qualcosa ha fatto. Fra, avanza. Perché tanto c'ho il colpo pronto. Bene, te la sei cercata, non è colpa mia. Ciao. Potevo farti esplodere due volte, ma sono stato coglione io. Va bene, andiamo avanti. Tirerai qui fino alla morte. Qua ci sono le scale da qualche parte. Eccole qua. E ricomincia la rumba. Aspetta, c'è un'altra rampa di scale prima. Sprecate i colpi. Bello, utilissimo. Cazzo, è ferito. Era proprio lì. Due ne ho uccisi, buono. No, uno, scherzo. Non va da nessuna parte. Trovatelo. Trovate un riparo. Sfarfalla troppo, non mi piace. Non c'è niente, vado avanti. Altro colpicino alla testa, te che vuoi? Volevi nascondere. Cazzo, così no. Come sei coglione? Ciao. Sblocca, andiamo. Soldi. Audio diario, che tanto abbiamo già raccolti tutte e 20. O 10, quelli che erano. Cazzo, quasi mi cadeva. Sono ancora. Buono, di qua. E ci sarà il rack, per forza. Questa è la sua stanza. Registro i miei pensieri. Quello sempre mi fucinerà. C'è che bisogna lasciarsi dietro qualcosa nel caso che... Dai, sì, insomma. Il rack ha capito tutto. Sblocca. E hackerà qualcosa. Vuole sapere cosa? Che forse è dietro, però. Ok. Ok, Clara, ci sono. Presto dovresti ricevere tutto. Sì. Sta arrivando. T-Bone inizierà a decriptarlo appena avremo tutto. È un download bello grosso. La forza di... Non tanto, sta andando. Raccoglie questi dati da molto tempo. Ecco, c'è tutto. Aiden, fai presto. T-Bone sta già decriptando. Sto arrivando. Via, lascia Rossi Fremont. Come? Dal tetto? Dall'ascensore? Spiegami. No. Ah! Guarda! Sapevo che ci fosse lui, ragazzi, lo sapevo troppo. Pierce, giusto? Tutta opera tua, Pierce? Basta. Sei tu che mi hai messo in questo casino? Sì. Sono in un casino bello grosso. Non ti muovere. Pensi di cavartela così facilmente? Hai cercato di fottermi, di ficcare il naso, giusto? Interferire con i miei piani. Eri tu. L'altro hacker del Merlot. Quello è il mio gioiello. Il mio capolavoro. E vorresti portarmelo via? Tu mi hai rubato qualcosa di molto più prezioso.
Ma che cazzo dici? Ma se non so neanche chi sei, stronzo. Adam Pearce. Ai. E fugge. Oh, sul tetto, ragazzi, ci ho indovinato. Vieni a minacciare la mia famiglia, eh? Dove sei? Vieni a derubarmi, eh? Ma lo sai chi sono? Lo sai? Sei un coglione. L'aspirante re di un minuscolo regno. Sbagliato! Sei il cagnolino di Lucky Queen. Ridi, ridi, che chi ride bene ride ultimo. E ride... Mengoni. No. Stronzi moralistoidi, ne ho visti morire parecchi in passato. Aspetta, munizioni? Ti farò tornare dalla tua famiglia. Grazie. Magari un pezzo alla volta, eh? E alla fine andrò a cercarla. Ma se salto, meglio di no. Occhio per occhio, è così che funziona. Stronzo! Dove vado? E stai sicuro che qui non viene nessuno a salvarti il culo? Il tuo cecchino è chiuso fuori. E la polizia non mi rompe il cazzo. Anzi, sono io qui la polizia. Morirai da solo, coglione. Ne sei così sicuro? Uccidete quello stronzo. Chi mi mandi, forza? Chi mi mandi però è una posizione un po' scomoda. Granata, via via. Fuori. Possibile no. Fuori. Ehi, mettetevi al riparo. Aspetta un secondo. Dove cazzo spari, fra? Dove cazzo? Che cazzo spari? Mai fare la guerra a un soldato. Che io ti sto mettendo i coglioni in testa con una pistolina di merda. Facciamo due chiacchiere. Prenderò tutti i tuoi file. Tutto il tuo lavoro, andato. Il Merlot è un bel hotel, pieno di figli di puttana, pieni di soldi ansiosi di pagare. Tu mi rubi i segreti. Alla fine qualcuno li ruberà anche a te. E i segreti circoleranno. Tutto molto bello, però. E per i segreti. Da dov'è che spuntano i prossimi? È la maledizione del potere. Questo non è un accordo. Hai scelto di combattere, Pierce. Bene, giochiamo. Giochiamo, va bene. Piace per te, ora ti farai male. Ah, è lui, Rack. Easy. Aspetta. Ah, aspetta, ok. Ce l'ho. Vieni, Rack, vieni. Madonna, ti distruggo. Ciao. Cioè, le bombe non sono servite, bastava un colpo in testa, ma vaffanculo. Dai. Ma che scontro è? Irak custodiva un mucchio di prove incriminanti, ma voleva di più. Voleva il video del Merlot. Ma non l'ha mai ottenuto. Lascerò Rossi Fremont, stavolta davvero dal... Si riuniranno ed emergerà un nuovo capo. Da coso? E Beppa? Dall'ascensore. Ora ha l'opportunità di uscirne. Beh... Spero che la colga al volo. E quindi? A posto. Lascia Rossi Fremont. Io penso appunto che abbiamo chiuso con questa storia, con questo hotel, con tutto ciò che è. E appunto, atto 3. Con ogni mezzo necessario, non solo portiamo a termine questa missione, ma portiamo a termine pure l'atto 3, che male non è. 2000 XP, giustiziere 67,1%, ma in realtà non fate tanto affidamento a questa statistica, perché è compreso l'online, che appunto noi volutamente non giochiamo. Damien? Fai un sacco di casino, sì. Ma hai ottenuto dei risultati. So quello che faccio. Non ho bisogno di te. Invece credo di sì. Uniti
egoisti siamo sempre stati più forti, e lo sai. Non c'è niente di male ad ammetterlo. La verità, senza di... Che bella la reputazione al massimo. I dati, invece ce li hai, giusto? Sì, tutti. Voglio Nicky. Cristo, ho fatto bene a cercarti. Visto? Ce l'abbiamo fatta. Ora portameli, personalmente, solo a me. Va bene, arrivo.